101 anni e 6 mesi non li dimostra, tanto che saltuariamente va anche al bar a prendere un caffè. Lei si chiama Carmelina Rapisarda ed è originaria di Santa Maria di Licodia. L'abbiamo incontrata al Caffè de Paris di Adrano. Non è facile incrociare al bar una donna arzilla che ha superato i 100 anni. La signora Carmelina fa ingresso nel locale accompagnata da un familiare. Lei si appoggia al suo bastone e sorride alla telecamera che la sta inquadrando. Si avvicina al bancone del bar e ordina un caffè. Prima un sorso d'acqua e poi gusta il suo caffè. La invitiamo a fare due chiacchiere per raccontarci un po' la sua vita e lei dice di sì con il suo tenero sorriso. Cosa ricorda della sua vita, signora? La mia vita travagliando sempre tutto quello da fare, tutto, travagliava tutto quello, da cucire, raccavare, da fare, tutto quello. No, casalinga era io, mio marito era piegato, mia figlia pagare questa carriera. A provincia, l'onorevole mio marito e mio frate, Quale onorevole? contrago, avevo 33 anni, mio marito morì. Io mai hai cercato se non tuo marito, mai, mai, un solo è stato, basta. Un solo amore nella sua vita. Io lavoro solo, solo. Come marito morì, come fratello solo, mai, non c'è mai. Mai chiacchiere, qualche lite, mai. Mai. Una vacanza con suo marito l'ha fatta? No, a casa mai, non dopo anni io, perché vuoi sgavettare che vuole uscire i suoi figli. Quindi avete fatto tanti sacrifici, insomma. Ah, altro che sacrificio, tre figli femmini, tutti e tre però, tutti e tre erano due ospedali. Mi sposai io 22 anni, 22 anni. E 22 anni sono sposato per figliarare. Nipotini, quando ce n'ha? Nipotini ne aveva sei. Due allurime figlie. E tenersi bene in salute cosa mangia? Adesso qui è che tu cura così. Non è casa, sono speciali, vedi che Semplice, mangiare semplice. Sempre così è stato, sì. Ma cucina ancora lei? Sì. Ancora se ne vuole per cucinare la pasta. Questa casa, che pomidoro. Lei esce di casa ogni tanto va a prendere il caffè al bar? Tanto sai, io adoro bevande caffè, ogni tanto ora, beh, mi faccio una festa al comune, c'era tutto un paese, magari di potendo fare paese, dove canuso, qui è cammellino. Quale augurio vuole dare a chi ci sta ascoltando? Adesso ad essere fortunati, come io sono stato io, sempre.